ragazzi, allora tipo la 78esima volta che cerco di iniziare questo video, ma o mi impapero o ho dei capelli osceni, quindi questa sarà la ripresa dei capelli osceni, ormai insomma è così. Quindi oggi voglio darvi 10 consigli se siete studenti o studentesse dopo tipo 18, 19 anni, 16, 17, boh, non so quanti anni di studio ho fatto, voglio, evidentemente mi sono anche rimbambita, voglio darvi i miei consigli appunto, quindi vi darò 10 tricks, 10 trucchetti, vi farò scoprire cose che ho scoperto anch'io magari più recentemente, vi farò scoprire 10 trucchetti che aiutano molto la vita scolastica. Numero 1, quando studiate per un compito in classe o per un esame, provate a masticare una gomma di un sapore che non avete mai provato prima e poi poco prima dell'esame o durante il compito in classe masticate un'altra gomma, so per dire la stessa gomma, non la stessa gomma, un'altra gomma dello stesso sapore, perché questo aiuterà a richiamare la memoria, quindi a potenziare la memoria, perché vi farà venire in mente quello che avete studiato quando stavate assaporando lo stesso identico sapore appunto. Quindi ci sono stati degli studi, incredibile ma vero, però se ci pensate ha un senso, che hanno provato che lo stesso sapore appunto, se lo sentivate in bocca nel momento in cui studiavate, poi quando viene il momento di tirar fuori tutto lo studio che si è assimilato, lo stesso sapore aiuta. Numero 2, se dovete leggere un libro ma non vi sentite motivati abbastanza, quindi non avete voglia zero, provate a fare così, mettete delle piccole caramelline o qualsiasi cosa vi piaccia, magari dei piccoli cioccolatini, a me piacciono le caramelle gommose, quindi metterei quelle, provate a metterle dopo vari capoversi del libro su ogni pagina man mano che girate, e quando finite quel capoverso potete mangiarvi una caramella, un cioccolatino, qualsiasi cosa vi piaccia. Questo vi aiuterà a trovare motivazione per finire il libro e magari non fa tanto bene per la dieta, però perlomeno passerete l'esame. Numero 3, se tutti i vostri quaderni sembrano uguali quando aprite lo zaino e ogni volta dovete tirare tutto fuori per capire qual è il quaderno giusto per quella materia o per quello per quel corso di studi, insomma dipende se siete all'università oppure alle superiori, una cosa molto utile da fare è con un pennarello colorare una piccola parte tipo all'inizio del quaderno ed assegnare naturalmente un colore ad ogni materia, ad ogni corso, in modo che appena aprite lo zaino o la borsa, già al vederli da sopra capite qual è il colore che dovete andare a selezionare per quelle materie, senza stare lì a tirare fuori tutto, ad aprire lo zaino e cercare. Numero 4, è stato provato che se studiate nel giorno successivo dopo aver preso appunti avete il 60% di probabilità in più di ricordarvi quello che state studiando, proprio perché se avete appena sentito la lezione, vi siete appena scritti giù i vostri appunti, è molto più semplice ricordarsi quelle cose se le studiate subito piuttosto che lasciarle lì e studiarle dopo un mese, 3 settimane, 2 mesi, eccetera eccetera eccetera. Numero 5, se le vostre giornate a scuola e all'università sono lunghe ed avete bisogno di un deodorante sempre a portata di mano ma magari l'avete dimenticato, una cosa molto molto valida che va a sostituire il deodorante e l'igienizzante per le mani. Va bene, sia quello trasparente, normale, che quello profumato, colorato, eccetera, ci sono tantissimi gusti ormai disponibili, e siccome i cattivi odori sotto le ascelle sono causati proprio dai batteri, l'igienizzante per le mani va ad uccidere i batteri e quindi basta stenderne un po' sotto le ascelle e siete a posto, avete eliminato i cattivi odori. Numero 6, le cuffiette dell'iPhone, iPad, eccetera, eccetera, quelle con i fili, perché esistono adesso anche quelle senza fili, ma quelle con i fili si sa che irrimediabilmente si annodano sempre da sole, cioè c'è tipo una specie di maledizione su quelle cuffiette, perché anche se le appoggi perfettamente, nel momento in cui le raccogli sono tutte annodate, perdi 3 ore lì, ok? E magari durante la lezione non è molto utile se vi servono per la scuola, quindi una cosa che ho trovato essere molto molto ingegnosa è prendere una scatolina qualsiasi, potete usare tipo anche quelle delle Tic Tac grandi per dire, o una, appunto una qualsiasi scatolina, andate a metterci le cuffiette all'interno e voilà, basterà aprire la scatolina e le cuffiette saranno ancora perfette come appena le avete messe, perché se andate a buttarle nella borsa o nello zaino irrimediabilmente i nodi saranno 70. Numero 7, se dovete utilizzare Google per studiare non usate Google quello semplice così amo tutti, ma utilizzate piuttosto scholar.google.it, perché vi faciliterà il tutto facendovi uscire le ricerche, ovvero le risposte che cercano gli studenti, quindi si tratta di un Google
del fatto apposta per gli studenti con materiale scolastico, che è molto molto più semplice se state cercando qualcosa di accademico e non avete voglia di cercare su tutto il web. Numero 8, avete il 50% di possibilità in più di ricordarvi qualcosa che state studiando se leggete ad alta voce. Quindi, se studiate, a meno che non state in biblioteca naturalmente, quindi non dovete disturbare gli altri, ma se studiate a casa o comunque siete da soli, leggete sempre ad alta voce. Questa è una cosa che ha sempre aiutato tanto anche me. Leggete sempre ad alta voce quello che state leggendo, quello che state studiando, perché vi aiuterà molto molto di più poi, una volta arrivati all'esame, al compito in classe, a ricordarvi quello che avete studiato. È molto meglio piuttosto che leggere senza ripetere, senza parlare ad alta voce. Numero 9, se dovete fare un discorso, insomma dovete parlare davanti agli studenti, davanti al professore, ma leggere gli appunti è molto difficile mentre parlate, perché essendo tutto dello stesso colore, quando riguardate il foglio dovete perdere più tempo a guardare il foglio per capire dove siete arrivati. La cosa migliore da fare in questi casi, questa è un'altra cosa che ho dato a me tante 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 volte, è scrivere ogni riga di un colore diverso. In questo modo sarà molto più semplice, mentre parlate ci metterete meno tempo a capire dove siete arrivati, quindi provare per credere. Numero 10, alcuni studi hanno dimostrato, è assurdo ma è così, neanche io potevo crederci, ma documentatevi, ed è vero, abbiamo più possibilità, siamo più propensi a ricordarci le cose scritte in blu piuttosto che nero. Quindi se dovete scegliere tra una penna blu e una penna nera, sempre quella blu, mi raccomando. Niente ragazzi e ragazze, questi erano i miei 10 trucchetti per la scuola, per gli studenti. Se avete altre cose da suggerire, naturalmente scrivetele qua sotto nei commenti, così ci aiutiamo tutti tra di noi. Io vi mando un bacio gigante, spero vi sia piaciuto il video e a presto, ciao!